Che casino questi treni! Che casino questi treni! Mi sentite? No, perché fanno un casino pazzesco questi treni. Allora, oggi per prendere questo treno qui ci ho messo, davvero è stato un miracolo, perché io ci ho provato inizialmente a finire prima, ma non ce l'ho fatta, dopo vi dico che cosa. Allora ho corso, ho trovato fortunatamente il 10 navetta che mi ha portato giusto dove dovevo andare più o meno, nella via, e poi ho corso di nuovo e ho preso un altro bus, purtroppo. Ho preso il 52 o 72, come si chiama, non mi ricordo, che stavo correndo, si è fermato, l'ho preso e ho detto sicuramente mi porta la fermata dopo. Peccato che con la fermata dopo si trovava tipo 500 metri oltre dove dovevo andare io. E allora si è fermato dopo che è stato anche su del rosso, semafori rossi e altro, e quindi già ero di corsa, figuriamoci. E dopo sono sceso, mi sono messo a correre, già che pioveva, già ci stava. Si sta fermando il treno. Il treno si ferma. Cosa succede? Un attimo il controllore. Che curioso questo controllore. L'avevo già incontrato ieri. E mi ha chiesto se avessi il biglietto in realtà. Io gli ho dato l'abbonamento e ci siamo sbagliati. Cioè io mi sono sbagliato e ho già tirato fuori quello di gennaio che ovviamente era scaduto. Ho detto no, questo qui è quello di gennaio, eccetera, ma l'ha detto in un modo tipo che era molto dubitoso, tipo adesso ti prego, invece no, tirato per il febbraio, meno male, ero salvo. No, perché l'ho fatto proprio all'ultimo, quello di febbraio, non ero neanche sicuro di riuscire a farlo, invece ce l'ho fatta. E mi ha controllato il biglietto, stasera gli ho detto, ma mi ha chiesto il biglietto, e ho detto, no, ma sono io sempre, quello di ieri. E ho detto, non mi ricordo, vedo tanti, gli ho detto, ma sì, quello lì che ha chiesto se era Asti, invece era Vita Franca, sì, si è ricordato, si ricordava la borsa, eccetera. Questo è tutto bianco. Tutto bianco. Quindi difficile non ricordarsi. Siamo arrivati a Porta Susa. È fichissima Porta Susa. Ha fatto veramente veramente bene. Tutta quanta così. Tutta rossa. E dicevo che oggi mi sono fermato un casino perché dovevamo finire di fare dei rendering per la diretta di giovedì, che abbiamo una diretta. E domani deve essere già tutto pronto per le prove che facciamo. E cavoli, c'erano davvero un sacco di lavoro da fare. La sigla di cui avevo parlato già ieri, quella lì l'ho finita, l'ho messa a posto, cioè andare cose da aggiustare, ho dimenticato la mia compagna che mi aveva ucciso. E dopo ho anche sbagliato alcune cosette, ho dovuto aggiungere la musica, ci ha mandato la musica al tipo, devo fargli firmare da liberatore, fargliela firmare, devo ricordarmi. E comunque oggi è stato fighissimo perché dovevo fare questo rendering di un sacco di cose, erano 5 diverse a parte mio, quindi 6 in totale. E praticamente è fighissimo perché controllavo 5 computer, quindi muovevo di qua, correvo di qui, correvo di là. Rispetto a ieri ci siamo fermati in di più, eravamo tipo in 5, eravamo 1, 2, 3, 4, 5, eravamo in 5. E abbiamo finito tutto quanto. Sono di nuovo alle 6 e mezza, ma sono riuscito a prendere questo treno correndo un pochettino. Ma ce l'ho fatta. Ho perso il primo, appunto perché mi ha portato tutto in avanti il bus. Poi il secondo sono uscito e proprio al pelo. Cioè il primo è arrivato, paff, schiacciando il pulsante, praticamente l'ho fatto partire. E il secondo poi è arrivato poco dopo, 4 minuti dopo, e quindi tutto a posto, l'ho preso. E sono, eccomi qui che vi sto parlando adesso. Ora siamo fermi, quindi dovreste sentire, c'è un sacco di gente. Ok, per oggi ho finito il mio vlog e vi dico, è stata una cosa pazzesca, ho imparato tante cose comunque sull'esportazione e tanto, quindi sono contento di essermi fermato così tanto. Domani ci sarà ancora rientro, quindi praticamente siamo tutti pomeriggio a scuola e probabilmente anche giovedì, boh, si vedrà. Comunque vi aggiorno e se mi seguite sempre su Facebook sapete più o meno tutto. Fate un click su segui e ci sono io. Ciao!